Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti, questo video è frutto di tantissime riflessioni che mi sono arrivate da diversi allievi e producer, oltre che content creator e autori, riflessioni, come dicevo, con tanta paura di perdere il proprio lavoro ora che finalmente si sentono pronti per uscire sul mercato musicale discografico. La paura è il termine più appropriato, a cui segue angoscia e disperazione per alcuni, perché ora le AI, le intelligenze artificiali, sono in grado di comporre meglio della maggior parte dei music producer attuali in circolazione. Non ci giro tanto intorno, cerco di essere super diretto su questo argomento. Vi faccio subito un esempio, così vi spaventate immediatamente tutti e poi vedremo come stanno veramente le cose. Chi saprà distinguere ora tra queste songs quali sono quelle composte dall'AI e quali quelle da un musicista reale o da una band vera? Andiamo ad ascoltarle. Set me on fire. There was a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. God, I know I'm one. Mother was a tailor. These lights up my long heart, define a bullet, a dream, hand in hand we twirl into the cosmos, to a galaxy where our fates unfurl, speeding past the edges of the Milky Way, in pain of night city we dissipate, into the cosmos, to a galaxy where esatto, non è semplice. E pensate un po', sono tutte finte, tutte generate dall'AI di Suno. Soltanto cambiando i prompt, ossia i comandi direzionali nello stile o nella stesura o della tonalità in cui eseguire, viene generato un nuovo brano. E sono state tutte generate in 10 secondi. La cosa incredibile è che ogni giorno vengono generate nuove song di questo tipo. Possiamo andare direttamente su New, la sezione New, e vedere, ascoltare quelle che sono state generate oggi. Andiamo per esempio a sentire questa 70 Old School Rock. Melodic Indie, vediamo. No limits, no fear, I'm on fire, burning bright, blazing higher and higher, ain't no stopping, I'm breaking the mold, unleashed.
I'm the story never been told. No rules, no boundaries, it's my time to shine. I'm a wild Mustang, free and untamed. No one can confine. Melodic dubstep. Tanta heavy metal. Sulle chitarre ancora non ci siamo, ma per un ristorante va benissimo. Sentiamo questo Electronic 50s. The sugar on the spot, you baby, only you, 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 you. How each and each and the show on tea. That what each and the double show on tea. E queste sono soltanto quelle uscite oggi. Ogni giorno abbiamo una playlist di migliaia di canzoni nuove, assolutamente accettabili, e nelle varie lingue ovviamente. Ora che siete belli terrorizzati e pronti a perdere il vostro lavoro e a far eclissare la vostra indole compositiva, vediamo di capire bene cosa sia una intelligenza artificiale e come affrontarla nel prossimo futuro. Prima di proseguire, vi prego di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Il 70% infatti di voi che guardate questi video non è iscritto al canale. A voi non fa tanta differenza, ma a me comunque ne fa tanta e mi permette di fare dei video sempre più interessanti e gratuiti per tutti. E proprio in questa occasione dedicherò le prossime puntate di JGR Caffè all'intelligenza artificiale. Ma non sarò solo come in precedenza, bensì in compagnia di personaggi storici per poter discutere con tantissimi esperti mondiali di AI, che tanti canali TV ci invidierebbero. La confusione sulle AI è tale che sono stato costretto a dare fondo alle mie conoscenze per poter convincere e coinvolgere in questi video esplorativi il massimo del gota planetario. Lo so, pensate che sto esagerando, ma vi assicuro che gli ospiti sono di un livello veramente molto alto. Siete curiosi? Bene, perché io sono più felice di voi sapendo già quali sono i miei ospiti delle prossime puntate. Partiremo dall'audio recording e ci allargheremo all'arte in generale e infine al marketing. Proseguiamo dalle paure che vi ho appena mostrato. Vediamo un attimo come è la situazione del mercato musicale mondiale in questo momento. Tutta la musica è ormai in streaming. Io stesso sono in streaming adesso. Sostanzialmente non acquistiamo più CD o dischi, o quantomeno lo facciamo di rado e solo per certi scopi o fanatismo per certi artisti, ma comunque è una cosa da vecchi. Lo streaming è quindi il mercato mondiale di riferimento che spartisce le royalties in base agli introiti pubblicitari della piattaforma, appunto in quel momento, o in base anche agli abbonamenti della piattaforma. Il funzionamento è banale: voi attirate gli utenti sulla piattaforma con la vostra musica, il vostro video, il vostro contenuto, la piattaforma ci mette la pubblicità e voi venite pagati in percentuale minima di questi introiti e da queste pubblicità. Il meccanismo è un po' più complesso di così, ma il discorso di linea di massima è questo.
possiamo suddividere quindi gli introiti. Ho fatto un calcolo statistico, gli introiti su una base di 100, di un 100% di guadagno che arrivano in pubblicità e dagli abbonamenti, in un 20% che rimane fermo sulla piattaforma che si occupa appunto di gestire il servizio, il grosso, il 46%, va alle label che hanno sotto contratto gli artisti, il 16-20% circa va in tasse e il 10% circa agli autori e agli editori, mentre proprio l'ultima parte, l'8% circa, rimane agli artisti veri e propri. Se vi dicessero subito che per fare l'artista investirai 1000 euro e ne guadagnerai 80, quale sarebbe la vostra scelta? Ma per amore dell'arte, per il sogno di un successo, siamo disposti anche ad essere pagati una miseria, perché bramiamo il successo, che tutti possano ascoltare il nostro lavoro nel mondo ed apprezzare appunto il nostro sforzo. Perché di sforzi ne dobbiamo fare veramente tanti. Dobbiamo imparare a suonare, a studiare la musica, a studiare fisica acustica, fonia, tecniche di mix, mastering, quello che insomma vedete normalmente su questo canale. E infine cercare di soddisfare, se lavoriamo in uno studio, i nostri clienti ed insegnare poi ad altri quello che abbiamo imparato per coprire almeno in parte alcune delle spese. Ma se poi arriva un producer che batte il nostro brano in classifica e ha soltanto mischiato un paio di loop senza conoscere una singola nota o una singola melodia, come ci sentiremo in quel momento? Sappiamo che alla fine siamo in competizione con un altro essere umano, quindi accettiamo anche questo. Eppure la mercificazione della musica è proprio sviluppata in questo senso. Il loro scopo è venderci un sogno. Sto parlando delle aziende degli strumenti, le schede, quelli che fanno le schede audio, i software, le librerie che ci vendono il sogno di poter fare i professionisti un giorno, oltre ai corsi online e ai video, magari i 5 segreti dei pro che non ti dicono o i 5 errori che fai sempre nel mix. Come se la musica fosse una formula matematica certa e che senza i loro consigli, senza i loro trucchi, non sarai mai un professionista. Ora sapete anche perché su questo canale non esistono video di quel tipo. A me tutto questo ricorda vagamente quelli che con la loro semplice app o il loro corso possono permettere a tutti di guadagnare uno stipendio extra senza sforzo e senza dover sapere niente di finanza ed economia. Eppure ci lasciamo ammaliare, ci facciamo convincere che sia tutto facile, che basta usare una libreria, un suono di cassa specifico, un certo basso, una serie di loop o anche impiegare i drop o i risers in alcuni punti per rendere il nostro brano magicamente vincente con un solo giro di accordi, magari preso dai 5.000 della nostra MIDI chord pack del momento. Quanti video infatti sui MIDI chord pack vengono proposti da YouTube continuamente, dove vi viene proprio fatto vedere che se non capisci niente di musica puoi diventare un musicista eccezionale. Ma poi qualcuno di voi è mai riuscito a fare una hit mondiale con quel materiale? O state ancora scegliendo il giro armonico che più vi piace? Quello che effettivamente fa guadagnare i musicisti sono i live o l'assunzione come ghost producer magari per altri, e che poi useranno il vostro lavoro come loro, sottopagandolo, oppure per chi ha uno studio professionale offrire le proprie capacità di mix e mastering per arrivare oltre i limiti della produzione casalinga e competere così sul piano professionale attraverso l'uso di un vero professionista. Ma a chi serve il vostro lavoro, il nostro lavoro? A chi serve? Fondamentalmente alle grandi compagnie, alle grandi aziende che devono veicolare dei servizi utilizzando il vostro, il nostro talento nella logica del profitto, tanto profetizzata nello stile americano. Pagare il meno possibile per massimizzare al massimo gli introiti. I musicisti, i compositori, gli artisti in genere vengono trattati solo ed esclusivamente come tools, esattamente come trattiamo noi un plugin che una volta terminato il suo ciclo lo rivendiamo o ne usiamo un altro. Quali sono quindi queste compagnie che fondamentalmente offrono questo lavoro? Sto parlando di quelle cinematografiche, le compagnie pubblicitarie, i creatori di contenuti che necessitano di musica e nel caso dei servizi di mix e mastering proprio per migliorare l'uso, il lavoro casalingo.
oltre ovviamente a chi fa live di cui abbiamo parlato prima. Nel campo professionale chi ha acquistato una posizione di potere tende a mantenerla. A nessuno piace la concorrenza. Se abbiamo un cliente fisso faremo sempre il suo gioco per mantenerlo. È naturale quindi che sia così in tutti i settori lavorativi. Gli artisti top in questo momento fanno capo alle solite companies che gestiscono gran parte dei loro introiti ed utilizzano sempre gli stessi autori, musicisti, fonici, manager, eccetera, eccetera. È un processo assodato nel tempo. Fare breccia in questo sistema ed entrare in quel circuito richiede molto talento e molta tenacia. Non è sempre una questione di culo, come tanti pensano. Oltretutto rimanere in quell'ambiente richiede inoltre un continuo allenamento ed aumento delle skills proprio per evitare di essere poi minacciati da altri. Chi non teme di essere minacciato è perché è conscio, quindi è cosciente del proprio metodo e talento e sa amministrarlo in ogni situazione. Ora le AI spaventano tutto questo sistema perché una AI non ha bisogno di royalties, non discute, non dorme, non rompe le palle e soprattutto non si stanca mai, oltre ad essere autoapprendente e quindi virtualmente imbattibile. I risultati che avete ascoltato adesso, soltanto un mese fa, non erano possibili. Tra un altro mese o tra un anno le AI saranno così addestrate che molto probabilmente metteranno a dura prova anche i compositori più bravi ed i fonici più preparati, perché il risultato che avete sentito non tiene conto soltanto del brano, ma anche dell'esecuzione e del mix, oltre che il mastering. In un colpo solo, come vediamo, ha minacciato l'autore, il cantante, i musicisti, i tecnici del suono. Tutta una filiera di lavoro che prima contava su processi non automatizzati, o quantomeno in parte automatizzati. Questo sistema quindi è in grado di gestire e create infinite canzoni, per infinite intendo proprio infinite. Il servizio infatti di Suno costa $8 per 500 canzoni al mese e vi fa sentire un producer soltanto scegliendo quello che lui ha proposto. Neanche bisogna alzarsi per prendere il caffè perché tutte quelle che abbiamo ascoltato le fa in 10 secondi. I nuovi producer che spendono $8 possono quindi vantarsi di avere tra le mani 500 brani di ottima qualità in un mese e scegliere quale utilizzare per musicare il proprio contenuto. L'interazione, come vediamo, è minima, solo un prompt che indichi lo stile, la velocità, la tonalità, la voce. E via giù a comporre brani casualmente, come se non ci fosse un domani, ma che hanno purtroppo tutti un senso. Per me questo è veramente spaventoso. Il sistema è veramente molto simile a quello che abbiamo già visto in ChatGPT. Si inserisce quindi un testo con una richiesta specifica o addirittura un testo da noi composto e l'AI fa il resto fin quando non crea una cosa che ci piace. E il fatto che ci piaccia ci fa dire che l'abbiamo composta con l'AI. Il nostro unico skill in questo momento è il gusto. Ora mettiamoci nei panni di una di queste aziende, di una label che ha modo di sfornare musica a tonnellate senza dover pagare nessuno. A chi importa della qualità, del mix, tanto il 90% di questo modello è perfetto per le sonorizzazioni degli spot pubblicitari, delle serie TV. Tantissime song che abbiamo sentito sono perfette per fare le sigle delle serie TV. Per gli spettacoli, per le feste, per i supermarket, per le piscine, tutta una serie di servizi a cui non serve alcun tipo di hit o talento particolare. Non parliamo poi delle sigle dei content creator o le sigle dei jingle o delle trasmissioni TV o dei telegiornali, dei giochi in TV e anche dei videogiochi. Ci troviamo davanti a un prodotto no royalties, no contratti, no discussioni, materiale infinito e autogenerativo in grado di apprendere e migliorare continuamente. Cosa rimane quindi al cameretta producer che finora ha sognato di raggiungere questi livelli? È chiaro che di fronte a questi risultati chi inizia adesso si sente scoraggiato, perché comunque gli skill richiesti per raggiungere questi risultati, almeno parte di questi risultati, sono veramente molti. Serve tempo, serve studio, serve tanta tecnica, serve tanta applicazione e ci troviamo a competere con qualcosa che lo fa in un istante. Trovare adesso un settore di mercato dove inserirsi diventa molto più complesso di prima. Chi ha adesso voglia di spendere 40.000 euro, 100.000 euro per costruire uno studio professionale?
Come si pensa di coprire poi questo investimento? Innanzitutto possiamo già guardare cosa non fa ancora l'AI. Le AI non possono farci manipolare la melodia o la musica, ma alla maggior parte di chi si sente producer senza essere musicista non interessa, tantomeno ai content creator interessa questo fattore. Come è stato possibile arrivare a questo punto? In pochi se lo sono chiesto, in pochi lo sanno perché in pochi sono dentro l'informatica e lo studio delle AI e delle reti neurali. Sapete ormai che sono un nerd nel sangue, nasco nerd e sono dentro la tecnologia informatica dal 1984 e ho letteralmente visto nascere l'AI e le reti neurali. Oltre ai discriminatori, ho assistito anche alla prima vittoria di un computer a scacchi contro il campione mondiale Kasparov nel 1995. In quel caso Deep Blue batté Kasparov. Lì si è capito come procedere ad arrivare poi fino a quello che abbiamo oggi come risultato. La complessità delle reti neurali è stata integrata poi con i sistemi di apprendimento moderni e collegata a pattern predittivi. Li vedremo nei prossimi video, ne parleremo con chi ha inventato questi sistemi, chi li produce ora e come possono essere utilizzati dall'uomo senza cadere nella trappola in cui pensiamo di essere. L'AI batte l'essere umano? No. E forse a mio avviso non lo farà mai, ma non vi posso anticipare nulla. Iscrivetevi però al canale perché vi prometto una serie di video unici che difficilmente troverete in rete nei prossimi giorni. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto.